Ciao a tutti, sono allo scattino e questo è il mio primo tutorial che vuole spiegare in italiano come effettuare il docking. Sono abbastanza autodidatta, quindi probabilmente non è il metodo migliore in assoluto, comunque funziona. L'ho controllato più di una volta, l'ho perfezionato nel tempo. Lo faccio particolare soprattutto per Simone Lovadino, su sua richiesta, visto che ha ancora seri problemi col docking. E ci deve lavorare ancora un po', quindi spero che possa tornare utile anche alla community di Kerbal Space Program italiana che si vuole avvicinare al docking spaziale. Qui ho creato un veloce satellite che vada velocemente in orbita per giungere subito alla parte importante, che è quella della creazione del rendezvous. Una volta creata un'orbita, in questo caso ne ho creato una particolarmente bassa, intorno ai 75.000 metri, la prima cosa che andremo a effettuare è allineare le orbite, prima di sovrapporle. Ci posizioneremo nei nodi di discesa e di ascesa. In questo caso ho un errore di 0,3 gradi in ascesa, quindi noi andremo, essendo ascending, ad abbassare la nostra orbita fino a portarla a zero il più preciso possibile. Una volta che abbiamo ottenuto un'orbita, due orbite parallele, avremo programmato due orbite parallele, allora faremo un warp alla manovra successiva, posizioneremo il nostro veicolo nell'orbita giusta e a questo punto avvieremo i motori per quello che ovviamente ci segna. In questo caso, visto che lo spostamento è veramente minimo, ci basterà proprio un colpetto di motore. Colpetto di motore eccessivo, e quindi comunque possiamo sempre manovrarcela. Se vi serve, cosa molto utile, mantenere sempre evidenti le diciture, ad esempio in questo caso dei nodi, ma anche dell'apoasse e del periasse. Basta che andate a cliccare col tasto destro sui vari punti, resteranno fissi invece che apparire e scomparire, come normalmente accade se non ci cliccate sopra col tasto destro. A questo punto abbiamo allineato l'orbita col nostro target, quindi dobbiamo solo capire a che punto si incontrerà. La procedura migliore è allargare l'orbita e a questo punto ci spostiamo l'orbita che abbiamo appena creato fino al rendezvous più vicino possibile, che in questo caso ad esempio siamo a 16 km, ma possiamo migliorare spostando sempre piano 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 piano. Ok, qua siamo a 2,2 km. A questo punto andiamo a lavorare sulla simulazione dell'orbita finché non ci riusciamo a trovare il rendezvous più vicino possibile. Tipo adesso siamo a 800 metri, ma sono sicuro che possiamo fare ancora meglio. Ovviamente voi vedete cambiare la distanza, adesso direi che 200 metri è più che figo come rendezvous, come distanza di rendezvous e per queste manovre particolarmente precise. Invece che spostare i simboli vi conviene andare sopra all'iconcina e con la rotella del mouse piano piano girarla finché non ottenete la precisione millimetrica, che in questo caso sono 200 metri, quindi saprete che i due oggetti si incontreranno a 200 metri di distanza con una velocità relativa di 228 metri al secondo. Abbiamo abbastanza carburante,
Arriveremo coi vapori, però dovremmo farcela. Quindi, al momento propizio. E quindi diamo vapore. In questi casi gli ultimi metri al secondo proprio, l'ultima spinta, io normalmente tolgo la simulazione e vedo di avvicinarmi piano piano. Se volete essere particolarmente precisi, andate sul motore e riducete al minimo la spinta in maniera che sia più lento e quindi sia più controllabile il punto di rendezvous, che non è mai quello simulato. È difficilissimo essere così precisi. Tipo in questo caso ho sbagliato di poco, però ho sbagliato. È inevitabile. Comunque, aggiusteremo la traiettoria quando ci avvicineremo particolarmente all'oggetto. La prima cosa da fare avere target come obiettivo sulla nostra, sul nostro HD. A questo punto, tutte le traiettorie saranno rispetto all'oggetto e non più rispetto a Kerbin. E posizionando questo il più preciso possibile, riusciremo a raggiungere l'oggetto sbatterci contro. Come facciamo? In questo caso dobbiamo mettere il SAS solo sull'assistenza e iniziare a rallentare in maniera da sovrapporre l'indicatore giallo all'indicatore viola. Con dei piccoli colpetti di motore riusciremo a portare. Eccoci qua. La sovrapposizione in questa maniera saremo abbastanza precisi. E non dico che ci andremo a sbattere, ma dovremmo essere molto molto più vicini. Tipo adesso siamo a 400 metri. Tanto vale aspettare e avvicinarsi a sto punto. Ecco, siamo particolarmente vicini a... Adesso siamo precisi rispetto al nostro obiettivo, che è la mia simpatica base intorno a Kerbin. Quindi dobbiamo variare la nostra UHD. Con il canch avremo il necessario per la docking mode. Quindi ora possiamo variare la traiettoria del nostro oggetto in maniera abbastanza semplice con le freccine. Allora, siamo particolarmente vicini al nostro obiettivo, quindi rallentiamo. L'importante è andare a selezionare il punto in cui vogliamo effettuare il docking, che in questo caso è questo. Con l'RCS attivo e la modalità docking ci avvicineremo piano piano al nostro obiettivo dopo averlo selezionato. Puff. Selezioniamo proprio la porta a cui vogliamo unire il nostro veicolo alla stazione, piano piano, il più piano possibile, ma neanche troppo perché sennò famo i vermi. Ci andiamo a unire. Punto, quando siamo particolarmente vicini, praticamente ci fermiamo. Disattiviamo l'RCS e cerchiamo di allineare il nostro veicolo il più preciso possibile. Con spazio, qua potrete notare che si passa da lineare a rotto, che giuro che non so cosa voglio dire, ma non mi interessa. Con rotto possiamo modificare l'assetto su se stesso del veicolo. Mentre quando ci spostiamo sul lineare, il veicolo mantiene il suo assetto, ma viene spostato nello spazio grazie all'RCS. Questa modalità con spazio si può cambiare. RCS, torniamo indietro, spostiamo il nostro veicolo verso l'obiettivo. Il tutto molto a vista, perché è uno spreco, ma è più divertente. Troppa spinta. E piano piano lo allineiamo sempre girando intorno.
Qua lo sto facendo molto alla cazzo di cane, ma non mi interessa. Ovviamente sarà orrendo questo video, ma è il mio primo tentativo, quindi perculatemi senza problemi. Disattiviamo tutto. E ci penserà il magnetismo delle due porte a unire. Il nostro docking è stato effettuato. Il tutto con parti stock. E è meno difficile di quello che sembra. Ci vuole solo un po' di pazienza. Un saluto a tutti dallo scattino. E se avete suggerimenti o semplicemente è stato orribile o vi è piaciuto questo video, fatemelo sapere. Ciao!